che avete un doppio indice XDB con sistema di riferimento locale posto in A. Quindi XBA è YBA. E questo è dato dal lato AB. Come mettiamo le lettere, ma A primo seno di AB è A primo coseno di AB. Questi hanno tutti l'errore, perché? Perché gli angoli sono compensati, ma le misure lineari non ancora, che è quello che stiamo facendo. Poi le coordinate di C rispetto a B, quindi abbiamo calcolato le coordinate rispetto a questo sistema, mi raccomando, vedete questo? Quindi verrà qui una scissa positiva, un'ordinata negativa di questo. Adesso l'altro sistema di riferimento è questo, vedete? E stiamo calcolando le coordinate di C, sono nel quarto quadrante del sistema di riferimento locale. Quindi le coordinate di C rispetto a B, quindi X di C rispetto a B e Y di C rispetto a B. E abbiamo B primo, sen di C, coseno di C. Poi ancora le altre due. C'hanno sempre allora. Sì. X di D rispetto a C. E Y' di D rispetto a C. E abbiamo C primo, seno di coseno di C di E. D. E poi in ultimo le coordinate di A rispetto a D. X di A con sistema di riferimento di D, Y di A con sistema di riferimento di D. D primo, seno, coseno, di A. Se noi sommiamo tutte le coordinate parziali, perché noi abbiamo calcolato la coordinata di B rispetto ad A, ed è questo pezzo, poi la coordinata di C rispetto a D, ed è quest'altro pezzo, di D rispetto a C, di A rispetto a D. Se sommiamo tutte le ascisse, dovremmo avere 0. Infatti si dice che delta X, errore di chiusura lineare delle ascisse, delta x, errore di chiusura lineare delle ascisse, è uguale alla sommatoria delle x primo, cioè x primo ba più x primo cb più x primo dc più x primo ad. Delta y y' primo di A più y' primo di B più y' primo di C più y' primo AD. Questo dovrebbe essere 0, ma 0 non è, perché c'è l'errore di chiusura lineare delle ascisse, l'errore di chiusura lineare. Verrà a 0, verrà qualche centimetro, 2, 3, 10, 15 centimetri di errore per ogni coordinata. Dopodiché si calcola l'errore di chiusura lineare con il totale, delta L uguale a radice quadrata di delta X quadro più delta Y quadro, che deve essere minore o uguale della tolleranza lineare, che è uguale a, spero di non sbagliare, 0,25 radice di
L'. Che cos'è L'? La somma di tutti i lati. La somma della lunghezza della polinomio. Quindi ci calcoliamo le coordinate parziali, ci calcoliamo l'errore di chiusura lineare delle ascisse, l'errore di chiusura lineare delle ordinate, l'errore di chiusura lineare totale. Dobbiamo verificare che è meno l'ho fatto. Può essere sempre il discorso di prima. Sempre il discorso di prima. Se no, sì, lo stesso, perché tanto qui viene per forza così. Se questo qui viene minore o uguale, va bene. Se per caso viene maggiore della tolleranza, bisognerebbe ritornare sul terreno a rimisurare le lunghezze, i lati della poligonale. Siccome non è possibile, proseguiamo nella compensazione lineare. È chiaro, dovete scriverlo. Certe volte il libro vi dà l'udine, la tolleranza angolare e la tolleranza lineare, che è leggermente diversa da quella nostra. Voi adottate quella che vi dà il libro. Vado avanti? No. Allora determiniamo u con x e u con y. L'errore unitario lineare delle ascisse è dato dal meno, segno opposto, di delta x fratto la lunghezza totale della poligonale. L'errore unitario delle ordinate è dato da meno delta y fratto L'. Questo è L' uguale a b. La lunghezza della poligonale. La lunghezza della poligonale. Non si parla. Ah, prima, c'è prima di prima. Quindi va allo stesso lato il fatto della parola. No, qui non c'è. Perché delta n è al quadrato. Ma io mi stavo qua. Va bene, adesso dobbiamo ripetere. Non fare la compensazione. Adesso viene la vera e propria compensazione. Adesso lo so. Trovato u con x e u con y, noi determiniamo le coordinate parziali compensate. Come? Adesso x di a è uguale a x di a primo più u con x per a primo. È y di a è uguale a y primo di a più u con y per a primo. X c b y c b x primo B primo. Posso? Pausa. Poi x di D rispetto a C, y di D rispetto a C. Quello di prima più u con x per u con y per c primo. C primo. Ma vuoi spendere sempre per prendere? No, finale. No.
x di A rispetto a B, y di A rispetto a D è x primo a D, y primo a D più un con x per di primo. Rinaldi, per vedere se è andato tutto bene c'è la verifica, per fortuna. Verifica sempre il suo, conosciamo conosciuto la sommatoria delle x deve venire uguale a 0, quelle compensate, quindi x BA più XCB più XDC più XAB deve venire 0. Se non viene 0, qualche errore avete fatto. Non abbiamo fatto niente. Oh. Per Y stesso. Deve venire uguale a 0. Se è venuto uguale a 0 è andato tutto bene. Dopodiché determiniamo finalmente le coordinate totali, quindi x di b è x di b, y di b. X di A più X di B rispetto ad A. X di A più Y di B rispetto ad A. Quindi la coordinata totale è data, la coordinata totale del punto precedente più quella parziale del secondo rispetto al primo. E così via. Poi x di c e y di c uguale x di b y di b più y di c rispetto a b. Poi x di b x c'è. Allora, questo abbiamo visto che più x di b rispetto a c, rispetto a c. Verifica l'ultimo. Ah, ancora abbiamo visto le prove lineari. Poi fare l'ultimo, abbiamo finito. Verifica, questa è la verifica, deve ricordare x di A e y di A. Se non ricordo. Quindi x di A uguale a x di B più x di A rispetto a Z, se mi viene uguale a x di A, è y di A uguale a y di B più y uguale a rispetto a D. Deve venire uguale a y di A.